presa. Grazie Simone. Ci vediamo presto. Certo, ci vediamo presto. Buona arrivederci. Buongiorno. Carissima signora, buongiorno. Come buongiorno, sta? Simone, la vedo bene. In formissima qui, grazie, col suo bel bambino. Caro. Che cosa le do oggi di buono? Per cominciare un po' di pane. Pane? Sì. Ma guardi, mi è rimasto questo, è fortunata. Fresco, vero? Fresco, signora, fresco. Ma da quanti anni è che si serve la mensa? Sa che qui la roba, insomma, è da, diciamo, 3-4 giorni. 3-4 giorni, è stagionato, è il migliore. Duretto, magari. Duretto? Beh, sì, duretto. Però, attenzione, può risultarle utile a casa. Ad esempio, non so, deve installare un chiodo? Ehi, lo prende. E che chiodo? Oppure, per esempio, un malintenzionato tenta di strappare la borsa? Lei lo prende dalla tasca, lo tira al malintenzionato e quello caput, stecchi. Ah, va bene, me lo dica allora, Simone. Ah, brava, ottima scelta, signora, ottima scelta. Signora, che cosa le do adesso? Queste mozzarelle sono fresche? Fresche, no, non esageriamo. Guardi, galleggiano, li do una settimana. Però, se galleggiano, signora, guardi, stia tranquilla, è buon segno. E poi le devo dire una cosa. Pensi che le mucche che hanno prodotto il latte per fare queste mozzarelle, beh, sono state tutte abbattute la settimana scorsa. Quindi sono mozzarelle speciali, sono mozzarelle postume. Lei, signora, ha sempre delle cose eccezionali. Grazie signora, grazie. Me ne dia 300 grammi. 300 grammi, gliela do subito. E adesso, signora? Guardi, Simone, quel prosciutto, vedo un colore stupendo, bello rosa. Ah, sono contento che l'abbia notato. È una mia personale creazione, sa? È così vivo perché ho dato la seconda mano di pittura proprio questa mattina. E anzi, faccio attenzione che la pittura è fresca, eh? Quanto gliene fa? Allora me ne dia un etto, Simone. Benissimo. Signora, mi aveva detto il prosciutto un etto? Sì, un etto, Simone. Senta, ho fatto mezzo chilo, lascio? Ma sì, grazie. Lascio? Benissimo, signora, ok. Simone, ma il frigo è rotto, non raffredda. Ma no, signora, sa che faccio, lo spengo io ogni tanto, sa, arrivano certe bollette salatissime. Simone, ma dicono in TV che gli alimenti così si rovinano. No, assolutamente. Guardi, in TV un giorno dicono una cosa, l'altro giorno dicono il contrario. No, quindi non si può. Poi deve sapere che questi sbalzi di temperatura esaltano il sapore del prodotto. Ma quante cose sa, Simone? Anni e anni di studi, signora, anni e anni di studi. Io sono un professionista. Mamma, ma non vedi che ti sto truffando? Che dici, signora, mio figlio? Mi servo qui da tanto tempo. Simone, ma non leggo la data di scadenza. La scadenza la metto dopo forma. Comunque, l'ho cancellata io una settimana fa. Si può fidare, stia tranquilla, cos'è? Mi posso fidare? Si può fidare, ma che gliela dico a fare? Per il suo bel bambino! E stia tranquilla, può stare tranquilla, guarda. Quello lì allora, perfetto. Grazie. Simone, quant'è? Sono 274 euro. Pensavo di più. No, ma sa. Ma è proprio conveniente venire a fare la spesa da lei, mi creda. Sì, la ringrazio, signora. Posso pagare con la carta di credito? Assolutamente, signora. Prego, Simone. Senta, signora, c'è un problema, non sta funzionando. Però, attenzione, possiamo risolvere così. Lei mi dà la carta, mi lascia il PIN, io faccio tutto nel pomeriggio e poi gliela restituisco domani. Che ne pensa? Ottima soluzione. Non potrei fare senza di lei. La saluto, signora. Ciao.